same thing back. Euro-dollaro che arriva su un minimo importante sugli 1,16 e 500, un arrivo importante che ci garantisce una base su cui partire per poter fare veramente e poter capire se veramente il test e spalle di lungo periodo sarà poi rotto definitivamente. Andiamo a vedere subito quindi questo aspetto, lo vediamo proprio qui dove l'euro dollaro è effettivamente sta andando verso il basso, verso gli 1,15311, sta rompendo questa zona di supporto importante sugli 1,16500 e se come vedete dal punto di vista ciclico siamo alla rottura di gamba 3, quindi vediamo adesso ci aspettiamo diciamo l'arrivo intorno almeno al primo minimo importante, cioè gli 1,16, per poi proseguire eventualmente verso questa zona di supporto importante che è proprio, eccola qui, tra gli 1 diciamo 15.200 e gli 1 diciamo 14.500, proprio perché viene a ritestare questa zona importante. Vedete, gli 1.15 è una zona molto importante di prezzo dove c'è stato veramente enorme battaglia, se noi andiamo a vedere nel passato, tra addirittura guardate anche nel 2018, vedete nel 2018, nel 2019, nel 2020 a marzo, quindi vedete come viene ritestato effettivamente questo forte zona di supporto, quindi potrebbe quindi ritornare a rimbalzare su questa zona per poter eventualmente riprendere, io penso almeno qui, una zona di assestamento, cioè di lateralizzazione, almeno sul lungo periodo. Sul breve ovviamente potremmo avere dei trend specifici su dove piazzare eventualmente determinati operatività comunque intraday. Un euro dollaro che comunque guardate come ha testato anche un ipervenduto e rompendo definitivamente questo volume intorno agli 1,18 sta tendenzialmente andando verso il basso, quindi dove abbiamo noi un forte legame con i volumi ovviamente vedete è anche gli 1,13 e 500, quindi vedete come questa zona qui è molto importante per un rimbalzo dell'euro dollaro. Ok? È molto importante anche per un forte determinante, diciamo, zona di accumulo. Ok? Potrebbe essere anche una forte zona di accumulo. Bene, ma l'euro-dollaro ovviamente perché il dollaro è necessariamente forte in questo momento. Guardate come in effetti sta arrivando nella zona dove io avevo messo i miei take profit, cioè a 94 e a 95 punti del dollar index. È un aspetto fondamentale proprio perché rispettivamente anche a quello che sono i competitor, il dollaro sta effettivamente facendo enormi progressi in avanti. Guardate anche, e qui c'è da vederla tutta, questa candela sulla sterlina che ha fatto ritornare a testare gli 1,35 che non vedeva ovviamente da inizio anno, quindi importantissimo infatti questo fine ciclo. Guardate questa ciclicità che è venuta a susseguirsi. Effettivamente è un ciclo importante questo, vedete, a 30 giorni, che
che ha fatto effettivamente ritornare la sterlina verso il basso. Qui ovviamente io qui che cosa mi aspetto? Mi aspetto ora un ritorno verso l'alto e potrebbe, attenzione qui, potrebbe dopo un innesto verso l'alto, potrebbe benissimo effettivamente tornare a testare delle zone importantissime di prezzo. Ok, che possono essere gli 1,36 per ritornare a testare di nuovo gli 1,34 su lunghissimo periodo. Notate anche che comunque il fatto che stiamo ritornando in questa zona qui di tendenza, vedete, di settembre del 2020 è una tendenza che potrebbe benissimo ritornare su questi volumi qua. Guardate questo diciamo questo nodo volumetrico che è proprio adiacente a questi 1 e diciamo 1,34, ok? Quindi importante è questa zona, è questa nota che voglio farvi vedere, è proprio importantissima per il proseguo di questa della sterlina nei confronti del dollaro. Voglio farvi vedere anche su questa analisi determinante sul più che altro sul Forex, quello che sta facendo l'oro, che sulla forza del dollaro, come avevo già anticipato parecchio tempo fa, guardate in effetti che sta tornando sul minimo importante, che sono gli 1,715, rotti i quali potrebbe ritornare benissimo sugli 1,670, addirittura 1,650, che sono proprio questi minimi qui, comunque vedete di lungo periodo. Quindi gli 1,6 diciamo e 70 sono è un supporto veramente importante, anzi ve lo segnalo, perché effettivamente sono delle chiusure importanti e secondo me il prezzo potrebbe di nuovo ritestare, come è avvenuto qui nella prima settimana di agosto, ritestare anche di nuovo questa zona. Almeno che, se vedete, guardate questo nodo volumetrico importante che ci fa capire quanto è importante questa azione ribassista dell'oro. Per concludere questa visione di oggi, voglio solo farvi vedere il doppio massimo dello US Oil, che sicuramente andrà a ritestare magari questi 72 per poter tornare a quel target di lungo periodo sugli 80 dollari. Quindi strettamente questa visione ve la volevo dare proprio di metà settimana, perché secondo me sono fondamentali queste azioni da parte di questi strumenti. In fondo voglio anche farvi vedere che lo USD CAD, quindi il dollaro che è determinante e forte, guardate come è andato sul canadese, nei confronti del canadese, a testare la 50 periodi. Non so se notate che questo si sta configurando come un testa e spalle in cui, rotto questa neckline degli 1,27600, potrebbe ritornare, guardate, proprio su quella zona importantissima qui su, diciamo degli 1 degli 1,31 e degli 1,33. Quindi attenzione su USD CAD, perché potrebbe essere veramente importante questo ritorno sulla zona 50-61% di Fibonacci di questo ultimo trend, un ritracciamento che veramente stavamo aspettando dopo il rimbalzo su questi 1,20 diciamo di maggio del 2021. Bene, non mi resta che darvi ovviamente il buon trading a tutti. Io vi do appuntamento come al solito tutti i giorni sul mio canale. Ciao ciao!